Guernica, genesi di un capolavoro, la guerra dipinta da Picasso e dai neorealisti. La mostra si è aperta a Palazzo Ferretti a Cortona. Il tema della guerra sviluppato e visto attraverso i quadri preparatori della Guernica e quindi la frammentazione della guerra. Ora, il nostro intento divulgativo attraverso la mostra è proprio quello di mostrare qual è stato il percorso di Picasso prima di arrivare alla visione finale attraverso appunto un quadro che sintetizzasse il concetto di guerra. I 42 studi preparatori, riproduzioni fedeli dei disegni originali, realizzate nel 1990 dall'UNESCO con l'autorizzazione della Fondazione Picasso, permettono di conoscere intimamente uno dei più grandi capolavori dell'arte del Novecento e parallelamente di comprenderne l'autore e la sua genialità. Finalmente abbiamo una grandissima mostra qui a Cortona che riunisce appunto le opere preparatorie, i cartoni preparatori di Guernica da parte di Picasso, con la nostra mostra di neorealismo in comodato d'uso, gentilmente concessaci dalla dottoressa Renato Ingrosso e Daria Ubaldi Usiglio, e praticamente questo è un primo step per la creazione di un museo d'arte contemporanea che sarà sicuramente molto importante per il proseguo e il futuro della città. La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al prossimo 6 di gennaio. Si parla della guerra appunto, si parla di Guernica, di una città basca che ebbe, diciamo così, il tragico evento del 1937 di paesi baschi, e quindi è un dato molto importante che fa riflettere, ma soprattutto è tutto il percorso per poi arrivare alla sala finale dove c'è una rappresentazione, non voglio svelare nulla adesso, che ricomprende tutta la mostra. Quindi diciamo un plauso al dottor Carminati per aver organizzato una stupenda mostra a Cortona e voluta dall'amministrazione comunale.